Bene, questo è il nostro primo kart da scooter, non è il primo kart motore che la Malossi ha fatto perché abbiamo già altri, in passato fatto altri progetti di kart motore, però questo ci teniamo particolarmente perché nel panorama scooter penso che siamo stati gli unici a questo punto a aver fatto un prodotto di questo tipo. Quindi le caratteristiche principali, allora se lo vogliamo illustrare nella sua parte esterna, per poi dopo tenere per ultimo il Esattamente. cuore, la parte diciamo viva del motore. Si sente appunto. Quindi la parte fondamentale sono questo. Il carter è di dimensioni leggermente più lunghe per quanto riguarda l'utilizzo su uno scooter tipo Z, perché come ben sapete Piaggio ha fatto due versioni, possiamo distinguere nel panorama degli scooter di 50 cm cubici, con due lunghezze diverse. I veicoli ruota da 12, perché ovviamente devono alloggiare O su comunque il interno diametro un maggiore diametro della ruota maggiore, posteriore. e uno scooter con ruota da 10. E inizialmente loro hanno definito due passi, chiamate due interassi diversi. Noi per ragioni di unificazione, anche perché come ne parlavamo stamattina già nel 96, noi con lo ZIP, quando Mauro Sanchini faceva parte del nostro team interno ufficiale, molto attento alla messa a punto, sì, abbiamo cercato come vedere all'interno del regolamento di allungare l'interasse per avere una migliore guidabilità, quindi già all'epoca si cercava di poter allungare il passo dello ZIP perché nel veloce aveva dei limiti notevoli. A questo punto abbiamo fatto delle prove prima di partire a installare un motore già a passo lungo all'interno del telaio Zip e ha dato degli ottimi risultati. Quindi a questo punto noi abbiamo decretato la partenza come interasse lungo, che quindi era polivalente per la versione ruota da 12, runner e tutta la famiglia, e i veicoli ruota da 10, in particolar modo lo Zip. Ecco, ovviamente non si discute che il motore deve essere a liquido perché è questo il punto. L'altro punto fondamentale è stato definito al passo cercare di integrare il freno a tamburo e il freno a disco, cosa non Non di semplice. semplice soluzione, No, assolutamente, assolutamente. infatti. Questo a mio avviso è un vanto del nostro ufficio tecnico perché ovviamente si è prodigato tantissimo per cercare di riuscire a montare la pinza, sempre originale per evitare di spendere ulteriore, fare investimenti ulteriori sul motore, quindi la pinza freno originale Piaggio dei veicoli e il tamburo, il freno a tamburo. E quindi il carter viene venduto con due perni che sono da montare a seconda se l'utilizzo è tamburo oppure da non montare se l'utilizzo è disco. Siamo riusciti a installare, a predisporre uno spazio molto maggiore all'interno del carter per le pulegge posteriori e nonostante tutto utilizzare il coperchio carter, ovviamente dove c'è la pedalina, con gli interassi originali, in modo anche qui da non aggravare il team e il pilota nell'acquisto di un carter completo, coperchio diverso, quindi questo è anche importante per poter dare ai team in questo momento non investimenti faraonici. Oggi come oggi, cioè questo carter qui può montare qualsiasi tipo di cilindro, dal 50 originale Esatto. al 70, all'80 fino al 90, che poi è il vostro Esatto. top di gamma. Esatto. Che difficoltà avete avuto, per esempio, nella progettazione del carter, quindi del braccio, per quanto riguardava il Beh, discorso torsionale, no? esatto. Interno Qui avvitato. ovviamente non è previsto il motorino di avviamento, che mi sembrava anacronistico predisporre la versione del motorino di avviamento, anche perché non creava delle problematiche ovviamente della struttura, perché va a indebolirlo in maniera pesante. Manca il miscelatore che. Ecco, infatti, ecco, questi particolari qua, cioè praticamente. Cioè il miscelatore, la pompa dell'acqua, il motorino d'avviamento che sono partiti, hanno lasciato spazio per poter lavorare Esatto, sulla lasciato rigidità. spazio e proprio per il discorso di rigidità, la pompa dell'acqua in particolar modo. Oggigiorno ci sembrava anacronistico utilizzare una pompa con un trascinamento che poi alla fine perdeva potenza, era un motore che doveva guadagnare, Esatto, quindi la esatto. pompa. Andiamo nel cuore. Sì. Andiamo nel cuore che da dove siete partiti voi per la progettazione proprio diciamo dalla No, parte racing del carter della cosa, cioè il che è qui, Esatto. questa zona qua dove sono alloggiati i pacchi lamellari. Esatto. Ecco, è importante far vedere la differenza che c'è fra il pacco lamellare del nuovo C1 Esatto. e il pacco lamellare che è stato usato fino adesso. Sì, è evidente la differenza di dimensioni del pacco lamellare che veniva utilizzato nel carter originale Piaggio, che
è da sottolineare il fatto che questo non è l'originale, è già un pacco di dimensioni maggiorate, ma era quello che era possibile inserire nel vecchio carter, senza nulla togliere al prodotto Piaggio, ecco. Per amor del cielo. Adesso cerco di stare fermo con le mani, perché sennò altrimenti... Ecco, questo sono il nostro che abbiamo inserito qui all'interno, è un pacco lamellare con 4 fissaggi, l'originale Piaggio ne aveva 2 con problemi di tenute, quindi, e le dimensioni, per non dimenticarci, che è la parte fondamentale, e la posizione, perché l'originale era montato in questa maniera, noi invece siamo andati su una conformazione diversa, anche questa ha comportato parecchie rivisitazioni interne con la struttura per, ecco, la cosa importante è proprio stata nella presentazione del motore, dove inserire e dove mettere la lamella, perché non è la parte fondamentale, la parte è il cuore del motore due tempi, esatto. E questa è stata una ricerca abbastanza complessa, perché avevamo un tema libero, però l'unico vincolo è stato il poter mantenere i prigionieri con l'interasse originale, come dicevo prima, per non fare un progetto dove per forza una persona doveva, o un team, acquistare anche un gruppo termico nuovo, con costi anche qui importanti. Quello che mi facevi vedere, no? Esatto. Sull'apertura della lamella, esatto, che qui praticamente si vede, va quasi a sfiorare, che va proprio a sfiorare l'albero motore, per cercare, e abbiamo utilizzato la valvola lamellare eliminando gli stopper naturali, mettendo solo un balestrino, in modo che la valvola si adagi completamente e il letto dove proprio di fine corsa siano le due estremità del carter, proprio anche perché cercando di evitare gli spazi nocivi all'interno, perché sappiamo che un due tempi non gradisce, poi un motore da corsa proprio, sarebbe stata una bestemmia questa. Ecco. Altra cosa interessante è proprio questo, cioè comunque un carter che è studiato per le gare, quindi per le grosse sollecitazioni che ci sono, e avete fatto ulteriori modifiche, una delle più importanti è essere passati dal cuscinetto di banco a sfera al nuovo cuscinetto che viene passato, esatto, in kit a rulli. Esatto, esatto. Questa è un altro punto importante, anche qui un'altra sfida, perché originariamente Piaggio utilizzavano dei cuscinetti 20-52-12 e noi siamo passati da un 20-47-14. Quindi una gabbia più solida. E abbiamo un appoggio maggiore, perché infatti il carter originale Piaggio andava in sofferenza perché purtroppo l'appoggio era molto stretto, poi c'era un problema di lubrificazione che tutti i nostri team conoscono, perché purtroppo il montaggio era molto difficoltoso. E questo ha permesso di avere un appoggio maggiore, e abbiamo fatto tantissime prove e abbiamo utilizzato un cuscinetto a rulli, perché nella dimensione 20-47-14 era disponibile a rulli nella parte variatore, dove qui va tenuto in considerazione una cosa molto importante: tutto il gruppo trasmissione, variatore in particolar modo, la cinghia è esposta tantissimo rispetto al cuscinetto, come tu puoi notare, ci sono quasi 60 mm di sbraccio dell'albero motore, dove il cuscinetto fa uno sforzo pazzesca, enorme, sì. Oltre a sopportare la grande potenza che ha il motore, deve anche lavorare, e purtroppo il carter dopo poche gare non era più... Andiamo a vedere un altro piccolo segreto di questo motore qui, che è rappresentato dal raffreddamento, dall'impianto di raffreddamento. Esatto. Abbiamo una cosa molto importante, no, da dire, cioè che praticamente col lavoro fatto con questo nuovo carter si è riuscita ad avere una temperatura omogenea dalla testa, esatto, alla base del motore, per cui un funzionamento sempre... Abbiamo cercato appunto di mantenere, che già è presente nel carter originale Piaggio, il raffreddamento del sottocarter, eliminando la pompa dell'acqua, però mantenendolo, cercando di prolungarlo ulteriormente per dare una temperatura più omogenea al carter e al cilindro, della testa, cercando di evitare ostruzioni perché nella conformazione del cilindro, ad avere una velocità e un movimento dell'acqua molto superiore per poter smaltire ovviamente le prestazioni e le potenze del nuovo cilindro. Ecco, un'altra cosa importante: possiamo usare dei carburatori, siamo quasi alla fine, possiamo usare un carburatore molto più grande, ora, certo, qui è montato un 28. Certo, questo è un 28, ma noi crediamo che il giusto equilibrio possa tranquillamente spostarsi fino a 30, addirittura 32. Quindi questo è... E l'altra cosa importantissima è l'accensione. Esatto. Prima aveva bisogno di un supporto, ora... No, beh, insomma, era... purtroppo abbiamo fatto i miracoli, ecco qui... nella parte che in questo momento non si vede, l'accensione classica nostra, rotore interno, che è anni che produciamo, che abbiamo adattato a un motore che era nato per andare a fare la spesa, e lo abbiamo portato in pista, esatto, con prestazioni del resto poi comunque, esatto, straordinarie. Ora,
si installa perfettamente all'interno del nuovo carter senza bisogno di supporti, interfacce, quindi si centra perfettamente e con le sue tre viti di regolazione si può tranquillamente mettere in fase velocemente.